Con Federica Picchi, produttrice e distributrice del film Francesca Cabrini di Alejandro Monteverde, al cinema da domenica 13 ottobre 2024. Ben trovata. Grazie, grazie a tutti. Che storia è questa? È una storia vera, una storia bellissima di questa personalità che in America conoscono molto bene, perché Francesca Cabrini è arrivata in America fino all'Ottocento e ha creato sia uno degli ospedali più importanti americani, sia vari orfanotrofi e scuole che davano istruzione agli orfani e degli emigrati. Quindi è un personaggio molto a 360 gradi, una donna molto combattiva, molto coraggiosa, molto forte e allo stesso tempo calata nel suo contesto, che nonostante le difficoltà, gli obblighi e anche il suo comunque principio di obbedienza che lei mantiene, riesce a trovare una strada nonostante appunto spesso gliela sbarrino varie situazioni sia interne al suo mondo che esterne. Lei comunque, da buona italiana, l'ingegno vince, e devo dire che è un bellissimo esempio, storia vera, ma è un bellissimo esempio e modello per i più giovani, proprio per non scoraggiarsi, per andare avanti nonostante a volte la vita sia diversa da quello che noi pianifichiamo. Cosa vi aveva convinto del progetto del film? Innanzitutto mi è piaciuto moltissimo il conoscere una persona e una storia che non conoscevo. Francesca Cabrini è una lodigiana nata a Sant'Angelo, appunto Lodigiano, in provincia di Lodi, e il suo progetto iniziale era andare in Cina. Il fatto che, per appunto obbedienza, Leone XIII la mandò invece in America. E lì, nonostante lei non sapesse una parola di inglese, avesse una salute molto cagionevole, fosse una donna e addirittura per giunta suora, quindi sfavorita da tutti i punti di vista, il fatto che invece potesse esprimere un potenziale così grande, così forte, che di fatto poi ha espresso costruendo un impero più grande di quello di Rockefeller, e dopo alla fine del film si vedono anche i dati reali. Beh, questa cosa l'ho trovata di grandissimo fascino, perché devo dire che io vivo il cinema, ho fondato Dominus Production proprio perché il cinema fosse uno strumento non solo di intrattenimento ma anche di riflessione, di formazione, e con la storia di Francesca Cabrini questo mio obiettivo proprio è in pienezza, lo viviamo in pienezza, perché questa storia è una storia talmente ricca, c'è la parte formativa dei più giovani, c'è la parte di coraggio. Non manca nulla al film. Di Alejandro Monteverde cos'altro sappiamo? A me piace molto, sia come stile, perché è molto poetico. Poi la fotografia del film è meravigliosa, ma anche il precedente film che ho sempre distribuito io, Sound of Freedom, anche lì un'attenzione maniacale appunto alla fotografia, immagini, una storia bellissima, anche se il tema è molto forte, quella della tratta dei minori. Anche lì io ho trovato una minuzia, un'attenzione ai dettagli, un'attenzione alla storia, un'attenzione ad andare a trattare dei temi delicatissimi. Madre Cabrini, trattiamo il tema dell'educazione degli orfani, dell'emarginazione, dell'immigrazione, fa vedere appunto com'erano gli italiani, i bambini italiani vivevano nelle fogne quando sono immigrati negli Stati Uniti, e tanti italiani sono morti per appunto costruire l'America. Quindi è bello vedere anche una parte di storia che magari non trattiamo così scioventemente, e vederla, leggerla e viverla con il film credo che sia lo strumento più bello e più forte. Il film che percorso ha avuto all'estero? In America ha incassato 20 milioni di dollari, quindi un incasso di tutto rispetto. In Italia sarà in uscita il 13, 14, 15, però già le anteprime, Roma, Genova, Bergamo, in varie città, il programma dettagliato lo trovate su www.francescacabrini.it, è il sito, trovate tutte le proiezioni di programmazione e le anteprime. E devo dire che le sale si stanno aggiungendo, ogni giorno si chiamano tantissime sale proprio per aggiungere la programmazione, quindi riteniamo che un po' le anteprime sono andate molto bene. Tra l'altro ne faremo una di chiusura delle anteprime il 13, lo diciamo per gli amici milanesi, perché abbiamo aperto a Roma e chiudiamo a Milano. Il 13 ottobre saremo alla Bicocca, ci sono già più di 1000 persone prenotate, che per un film è veramente tanto. Ci sarà il cast, ci sarò io come distributore nazionale, ci saranno tantissimi ospiti di eccezione, ci saranno i produttori americani che volano apposta. E veramente sarà una bellissima festa, un bel momento di ritrovarsi proprio con uno strumento culturale importante, potente, che riesce veramente a toccare il cuore e a darci delle prospettive diverse, soprattutto
Per me è importante quello che il film lascia con la visione. Io spesso quando scelgo un film lo scelgo perché dopo uno o due giorni che ho fatto decantare le emozioni che lì per lì, ogni film quando lo vedi suscita qualcosa. E per me è importante, un po' come il vino, il retrogusto, cioè cosa ti rimane da quell'assaggio, da quella visione. Ecco, di questo film rimane proprio questa spinta a volersi sempre migliorare, a non lamentarsi delle magari cose che non vanno e vedere oltre, cioè una grande grinta, un grande coraggio. Io credo che ci sia tanto bisogno di questo film, sia per i nostri giovani, ma anche per noi granticelli che ogni tanto ci demoralizziamo, ogni tanto ci accasciamo, ogni tanto diciamo beh, ho questo problema, quest'altro. In realtà Madeleine Carlini aveva una salute cagionevolissima e lei ogni volta che vedeva un medico gli dava pochi mesi di vita, e lei è andata avanti fino a 67 anni non fermandosi un attimo. Quindi è veramente un esempio sotto tanti punti di vista, e credo che il pubblico se ne sia accorto, e questo è il motivo per cui le anteprime sono così piene e le sale ci stanno chiedendo il film. Il film Francesca Cabrini di Alejandro Monteverde al cinema da domenica 13 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice e distributrice Federica Picchi. A presto! Grazie, grazie a tutti, a prestissimo, grazie, viva, grazie.